Oggi vi raccontiamo i 18 anni di Raffaele, una festa fighissima in una location di classe, il parcheggio Morelli. La festa era a tema sbrilluccicoso, tutti dovevano vestire una moda catarifrangente. E per i pochi che non se la sono sentita di aderire, a disposizione cilindri blu glitterati, dei quali sono il primo a freggiarmi, pentendomene immediatamente. Ma entriamo nel vivo della festa. Come ti chiami tu? Mi chiamo Lorenzo. Come ti chiami? Lorenzo. Lorenzo? Lorenzo con la S. Da dove provieni? Da Napoli. Sei autoctono? Ogni tanto. E conosciamo il personaggio. Tanti auguri Raffaele, ti voglio bene. Adesso hai 18 anni, smettila di essere così fanatico. Tutti pensano che io sia fanatico, ma non è vero. Possiamo osservare quanto è fanatico Raffaele dallo schermo, le sue foto ovunque. Tipo per esempio questo tabellone, non è stata una mia idea. Io è fanatico. Resta così come sei, però meno fanatico. Meno fanatico. In cosa è fanatico? È come se fossi un po' femmina. È molto vanitoso. Io penso che sono bello, quindi molto fanatico. Si riempie di foto dalla mattina alla sera. Deve smettere di farsi le foto e dire faccio paura. Si guarda e dice ma quanto sono bello, quanto sto forte. Sì. Faccio paura. D'altronde quando la bellezza traborda, uno che deve fare? Innanzitutto la immortala con un selfie. Capita, e seconda cosa se ne compiace perché giustamente se non lo faccio io chi lo fa? Faccio paura. Non sono mai andato alla festa di un ragazzo bello come te. Grazie. No, veramente, sei il ragazzo più bello che mi abbia mai invitato a una festa. Lo apprezzo, grazie mille. Fatti vedere bene, fai, non lo so, fai un giro su te stesso, vieni qua. Poi quando ride fa così per smettere di ridere e poi dice faccio paura. Un aggettivo per descrivere Raffaele. È una lota. Superbo. Elegante. Intraprendente. Intraprendente? Con la R. Cioè lo voglio bene. Lo vuoi bene? Sì, sì, è mio fratello. Quando ci guardiamo allo specchio c'è sempre, cioè nel senso che... Raccontatemi il vostro rapporto. Il nostro rapporto è un rapporto plautonico. Plautonico? Plautonico. Cioè? È un poco Pluto e un poco tonico. E fagli i tuoi migliori auguri. Auguri Raffa! Ah, questi sono i migliori. Ma cos'è che mantiene in piedi questo... È fatta così. C'è una struttura proprio sotto. No, no, è il materiale, è fatta così. Che materiale è? Non lo so. Materiale alieno? Sì. Senti, comunque io prima ho notato una cosa. Ma com'è possibile che le ragazze della vostra generazione sono tutte così belle e magre? Non lo so. Eppure qualche altra cosa che... Teniamoci per noi. Tipo? Sono più emancipate. Veramente sono tutte troie. E diamo un consiglio a quelle della nostra generazione. Dovete essere più... No, siate come siete perché siete bellissime e perfette. Siate se stessi, direi. Però un minimo di apertura. Apritevi. Chiamiamola apertura. Mentre in molti ballano e si divertono in pista, mi rendo conto che la vera festa è in bagno. Ragazzi, come mai vi siete rifugiati qui nel bagno piuttosto che vivere la festa? Diciamo che praticamente, allora, io sono venuto in bagno, no? Che senso? Non lo so. C'è la fronte sotto? Ce l'ha. Bene. Senti, questa giacca è di tuo padre? Sì. Guarda, invece lei si è fermata lì? Ha deciso di non andare in bagno per paura di essere intervistata, è vero? Sì. È vero Claudia? Ti sta per cadere una tettina? La stai mantenendo? Allora non fa niente, la festa l'abbiamo spostata qui nel cesso. Esatto. Ballate, anche se siamo in bagno, prego. Tuttavia, noi torniamo alla movida. Ragazzi, che state facendo nel corridoio? Non fate i malati. Tornate a ballare. Ora torniamo. Prego. Questa borsa è della tua fidanzata? Ami. È tua? Io penso che sia un po' da ricchione. Non sono ricchione, mi piace, è comoda. Ma l'acustica è sfavorevole. Mia madre la gemella della mamma. Non ho capito niente. Manco io, non ho sentito un cazzo. Anch'io. Ma lei è la gemella? È la mia gemella. È la gemella, è uguale. Bella, guarda. No, io sono molto modesta. Non sono ricchione, chiamo stesso. Non lo so.
le nostre madri sono gemelle e i nostri padri cugini. Pure! Incredibile, cioè, quindi avete proprio creato un nuovo livello di parentela. Infatti, è un... La cugina in tanza! È un qualcosa di autoctono fatto in casa, È un rapporto un po' autoctono. Sì, proprio autoctono. Tanti auguri, Raffaele. Fanatico o non fanatico, ti auguriamo una maggiore età sbrilluccicosa.